L'attacco chiamato The Out consente a un criminale informatico di sconnettere i vostri dispositivi dall'access point a cui sono collegati. Questo attacco viene solitamente utilizzato per disabilitare completamente l'uso di una certa rete wireless o più pericolosamente per intercettare i vostri dati e rubare delle informazioni sensibili. Qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e in questo video vedremo come difenderci da un attacco di The Out e ne simuleremo uno insieme all'interno della mia rete privata. Quando un dispositivo wireless si connette a un modem, invia un messaggio detto di autenticazione. Con questo messaggio è possibile stabilire tra il vostro dispositivo e il modem a cui volete connettervi una connessione sicura. L'attacco The Out sfrutta esattamente questo tipo di meccanismo, inviando un falso messaggio di disconnessione dall'access point al dispositivo. E poverino, si trova ingannato e crede di essere stato disconnesso dalla rete. Un attacco The Out può avvenire fondamentalmente in due differenti modi. Modo numero 1, attacco di deautenticazione diretta. In questo caso il criminale informatico invia il falso messaggio di disconnessione direttamente al dispositivo che vuole scollegare dall'access point scelto. Tipologia numero 2, attacco di deautenticazione indiretta. Questo è molto peggiore perché il criminale informatico chiede al nostro access point di disconnettere tutti quanti i dispositivi attualmente collegati ad esso e quindi praticamente butta fuori tutti. Ci troviamo in questo momento sul sistema operativo Kali Linux, che utilizzeremo per fare un esperimento di questo tipo di attacco utilizzando il mio modem di casa. Ci tengo ad essere sempre chiaro con voi, non imitate mai le azioni che vengono fatte all'interno di questi video se non avete l'esplicita autorizzazione da parte delle reti di cui volete andare a testare la sicurezza. Io come sempre mi inserirò all'interno di una rete personale appositamente per fare questo esperimento oggi con voi. Al fine di effettuare un attacco di deautenticazione è necessario avere un dispositivo chiamato deautenticatore. Noi utilizzeremo la stessa chiavetta USB che avete visto all'interno del nostro penetration test sulle password dei wifi. Ve la lascio come sempre in descrizione con il link affiliato al canale, costa 20 euro e ci fate tutti quanti gli esperimenti che vi pare. Andiamo ora a collegare la chiavetta USB all'interno di una qualsiasi delle porte del nostro computer. Per quanto riguarda l'installazione dei driver e tutto il setup, vi rimando sempre al video del password cracking, lì abbiamo letteralmente fatto di tutto. Ottimo, direi che possiamo verificare come prossimo step che la nostra chiavettina si trovi in monitor mode. Lanciamo come sempre il comando ivconfig e come vedete purtroppo la macchina virtuale non si è accorta che gli ho collegato la chiavetta, quindi va riavviata. A questo punto usciamo dalla macchina virtuale, andiamo ad abilitare il nostro controller USB e indichiamogli che il Realtek 802.11ac NIC è la nostra chiavettina e che deve essere in grado di vederla. Diamo l'ok e riavviamo la macchina virtuale. Riavvio completato, lanciamo il comando ivconfig e finalmente lo vediamo, VLAN 0 attualmente è in mode managed. Bisogna modificare questa modalità di lavoro da managed a monitor mode perché dovremo dare un'occhiatina a quelli che sono i pacchetti che volano all'interno della rete. Ok, comando check kill, password sempre la stessa, a questo punto questo viene cancellato e rilanciamo il comando di start e dopo lo start riverifichiamo che effettivamente la modalità di lavoro della chiavetta sia monitor mode. Siamo pronti ad iniziare la nostra scansione, premiamo invio e a questo punto vedrete comparire davanti a voi tutti quanti i wifi che la nostra chiavetta è in grado di captare all'interno del suo raggio d'azione. La rete che a noi interessa è la Vodafone Belvedere, vi ricordo che Belvedere è il mio cognome, quindi YouTube tranquilla, questo è il mio modem di casa. Per simulare l'attacco di The Out dobbiamo ricordarci il BSSID del modem che vogliamo disturbare. A questo punto possiamo procedere in due differenti modi, o scolleghiamo il mio cellulare e basta, oppure facciamo qualcosa di un po' più divertente, ovvero scolleghiamo tutti i dispositivi che si trovano all'interno della mia casa. E quindi mio fratello che sta giocando a League of Legends, mia madre che sta leggendo degli articoli su internet e mio padre che guarda video su YouTube. Sarà molto divertente. In questo momento mi sto per collegare con il mio telefono al wifi di casa e dovrebbe comparire esattamente qui in questa area un dispositivo che si è appena collegato, esatto, al mio wifi, che a questo punto è esattamente sulla prima riga. Il comando che dobbiamo lanciare per effettuare questo test di sicurezza è ireplay-ng. In questo caso, rispetto a quello che abbiamo visto all'interno del penetration test della password del wifi, dovremo utilizzare un altro flag, ovvero -0. Quindi che cosa stiamo facendo in sintesi? Stiamo inviando a tutti i dispositivi collegati al nostro modem di casa dei pacchetti che li obbligano a scollegarsi. In questo punto del comando
comando va invece inserito il numero di pacchetti di deautenticazione da inviare. Con il numero 0 continuerete a inviare pacchetti di deautenticazione costantemente e all'infinito nel tempo. Se utilizzate invece 10, il mio cellulare ad esempio si scollegherà e dopo un attimo si ricollegherà allo stesso wifi. In questo esperimento io direi che lo 0 è perfetto. Adesso si va a specificare con l'opzione meno A il MAC address, il BSSID, che abbiamo salvato del modem nella schermata precedente. In questo punto abbiamo infine due opzioni differenti che sono: o scollega il mio cellulare inserendo con l'opzione meno C l'indirizzo del mio cellulare che avete visto nella schermata precedente, oppure lo cancellate e andate a scollegare tutti i dispositivi attualmente collegati alla rete. Inseriamo il nome dell'interfaccia, che vi ricordo essere VLAN 0, e adesso vi mostrerò appena premo invio che il mio cellulare si andrà a disconnettere. Prima di partire vi ricordo di inserire anche il numero del canale corretto con il comando sudo ivconfig, se no ovviamente andremo a farlo sul canale sbagliato e non scollegheremo nessuno. Perfetto ragazzi, siamo pronti per il nostro esperimento. Prima di vedere il risultato finale di questo esperimento ti chiedo in questo momento di lasciare un bel like e un'iscrizione a questo canale. Vi ricordo che i like sono completamente gratuiti e mi aiutano davvero tantissimo in quello che è il mio lavoro. Inoltre in questo modo rimanete costantemente aggiornati su tutti quanti i miei video legati alla vostra sicurezza e a un uso consapevole della tecnologia che ormai ci circonda. Facciamo l'invio e guardate a schermo tutti quanti i pacchetti, vedete il pacchetto di deautenticazione che viene inviato in broadcast. In sicurezza informatica e in generale nel campo dell'informatica, broadcast significa a tutti quanti. Come vedete in questo momento, vediamo se si vede, il mio telefono si è appena scollegato. Tra qualche istante dovrebbe venire fuori il collegamento al mio 4G che è appena avvenuto. Se invece noi blocchiamo il comando e lanciamo sul terminale CTRL-C, a questo punto teoricamente il mio telefono dovrebbe riuscire a ricollegarsi nuovamente. Guardate un attimo all'interno. Ah ok, si è già ricollegato, l'ho fatto istantaneamente. Avete visto quanto è facile buttare fuori tutti quanti i dispositivi all'interno di una rete? Come avete visto, l'attacco di deautenticazione è molto semplice da effettuare. Ma per quale motivo un hacker dovrebbe effettivamente fare un attacco del genere? In realtà la deautenticazione fa parte di un altro tipo di attacco chiamato Evil Twin. L'attaccante crea in questo caso una rete wifi falsa completamente identica a una rete legittima, solitamente di tipologia pubblica. Immaginate come nella slide una persona che si mette con la propria auto vicino alla vostra camera d'hotel. Utilizzando un'antenna molto potente viene creato un ottimo hotspot che casualmente ha proprio lo stesso nome di quello usato dall'hotel. Vedendo un ottimo segnale, l'ignaro utente è quindi portato a connettersi. L'attaccante, sfruttando false pagine di login o tecniche simili, spinge la vittima a fornire i propri dati sensibili o addirittura ad intercettarli. L'altra banale motivazione per cui questo tipo di attacco è fondamentalmente molto efficace l'avete vista voi stessi all'interno di questo video. È maledettamente fastidioso per tutte quelle persone che si trovano collegate all'interno di un certo wifi. Sebbene non si tratti di un vero e proprio jamming, per quello ci sono altri tipi di tecniche, forzare tutti quanti gli utenti a scollegarsi dal proprio access point è effettivamente una pratica molto fastidiosa. E adesso parliamo di come proteggerci da questo tipo di attacco. Purtroppo non può impedire in alcun modo che un cattivo si metta a inviare pacchetti di deautenticazione a tutti quanti gli utenti collegati all'interno di una rete. Quindi assicuratevi che il vostro modem utilizzi WPA2 come metodologia di crittografia. Ovviamente vi do anche il consiglio più semplice del mondo, che è utilizzare una password del modem lunga con caratteri molto particolari e soprattutto sicura. E poi vi do un ultimo consiglio: se mai doveste sconnettervi dal vostro modem o da un modem che si trova all'interno di un luogo pubblico, assicurate sempre di connettervi a qualcosa che conoscete, o alla vostra rete con il lucchettino con la WPA2 abilitata, e se siete in un luogo pubblico verificate se ci sono degli access point con lo stesso nome, perché proprio questa è la tecnica con la quale un malintenzionato spinge il vostro cellulare a connettersi a qualcosa che magari non conosce. Insomma, fate due domande se sei al parco e quando cerchi di collegarti al wifi trovi 600.000 access point con lo stesso nome, perché purtroppo sì, ci sono dei modi con la quale duplicare in maniera incredibile il numero di access point, ma magari questo è materiale per un altro video.